Quem é o Bosch? Flores Bosch. Um chocolatinho. Não, grazie. Stai leggendo lo sport? No, sto leggendo gli annunci. Di escort? No, di lavoro. Sono precario in un call center. Precario? Miglio diceva sempre, i precari sono come una scatola di cioccolatini. Appena li paghi, non vedi l'ora di scartarli. Bisogna studiare se si vuol diventare qualcuno. Guardi che io sono laureato in economia. Complimentoni. Grazie. Anche mio figlio ha studiato. Quando? Non devo più mangiare i cioccolatini quando faccio il pezzo, perché anche mio figlio ha studiato. Quando gli piace una cosa al trota non riesce più a staccarsi. E che cosa piaceva a suo figlio? La quinta liceo, l'ha fatta 5 volte. Lui, perciò, perché, no. Lui lavoro, però ha già trovato, guadagna 12.500 euro al mese in consiglio regionale alla regione Lombardia. Avevamo un sogno, rendere indipendente la Padania. Invece abbiamo reso indipendente il trota. Ho capito, eh? Arrivederci. È arrivato l'autobus. Buongiorno, è arrivato l'autobus. C'era anche mio figlio sull'autobus. Se mica sono qua che lo aspetto. Non c'era sull'autobus mio figlio, l'ha mica visto? No. Come hai fatto? Mio figlio? Eh. Come ha fatto? Come ce lo spiego? Ma quando lo vede, appena lo vede, pensa, ma questo qua è un pirla, lo pensa. Però poi lo guarda bene, 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 il dubbio gli va via, è proprio... Cosa ha comprato di buono oggi? Verdure, cereali... Sa, la carne costa troppo, non sta crisi. Lo so, questa crisi, noi ci abbiamo dato una mano, diciamo, anche a questa crisi. Scusi, perché non va a sparare ai fagiani col Winchester? Miglio diceva sempre, cacciatore è chi i soldi non ha. Perché noi padani siamo cacciatori. Noi ci alziamo la mattina, facciamo una colazione frugale. Prendiamo una bresaola di 3 chili, la bruciamo nel brodo di castoro e poi con i nostri fucili ci incamminiamo nella brughiera per ore e ore e ore e ore finché non ci viene fame e arriva l'auto blu che ci porta al ristorante e mangiamo la matriciana. Noi della Lega avevamo un sogno, distruggere la Roma ladrona ingrata. Invece siamo tutti martedì a Roma che ci massacra a Baiada. Perché? Mi chiedo se mi piace la paiata. Le piace la paiata? Tantissimo. Dopo anni di polenta ti piace qualsiasi cosa. No, perché ma la polenta dopo un po' è come mangiare del bario. Non so se ha mai fatto gli esami qua. Bario, guarda bario. Noi della Lega, da quando siamo a Roma, siamo ingrassati 10 chili. Miglio diceva sempre, Satollo è chi l'onorevole fa. E beati voi. Arrivederci. Jenny, la mia Jenny. Che bello, ciao Jenny, come stai? Siamo come pane burro, Jenny.
Ma che hai? Ti vedo scura in volto. Che è successo? Sei arrabbiato? Ah no, scusa, mi dimenticavo che te sei... C'è quel problemino lì del... Ho un regalo per te. Ho un regalo per te, Jenny, guarda. Guarda. Ti piace? Vedi che ci penso io. È un accendigas. È Alberto da Giussano accendigas. Basta con le pietre focaie, Jenny. L'ha disegnato il Trota. Guarda, hai visto che bello, Jenny? L'abbiamo disegnato il Trota. Ti piace? L'ha scritto lui. Ha scritto anche la Padania si accende. Porco boia. È come la Lega. Una grande fiammata iniziale. Poi non succede più niente. Cos'è che leggi, Jenny? Delle macchie nere? Sono le macchie di Rorschach. Noi psichiatri li usiamo per capire la personalità dei pazienti. L'avevo scambiate per le foto dei tuoi parenti, scusa. Forrest. No, scusa, è un antico retaggio xenofobo. Io sto male, Jenny. Pensa che ho addirittura proposto Alfano come ministro. Ti rendi conto? Un terrone di Agrigento alla guida del paese. Io non sto bene, Jenny. C'è qualcosa che non va. Aiutami, Jenny, la mia Jenny. Vieni qui. Guarda questa macchia. Dimmi cosa ci vedi. Tosi che rompe le balle. In questa? Tosi che scassa i maroni. In questa? Maroni. Forrest, sei maniacale. Pensa a qualcos'altro. In questa? E qua ci vedo invece un tramonto di gabbiani. Bravo, e poi? E poi dei narcisi che si schiudono al tepore degli ultimi raggi del sole. Bravissimo, e poi? E poi dei bambini che librano i loro aquiloni colorati nel cielo. Oh, che bello, e poi? E poi arriva Tosi, mischia tutti i colori e fa sta macchia di merda. Perché Emilio diceva, stupido è chi con Tosi ci va. Jenny, voglio farti sentire una cosa, Jenny, voglio farti sentire una cosa. Guarda, Jenny, lo vedi questo disco? Sì. L'ho inciso io. Quando ero giovane mi chiamavo Donato Bossi. Umberto è un po' il nome d'arte. Te lo posso far sentire, Jenny? Ti voglio far sentire. Se trovo il buco. Jenny, ti andrebbe di parlare con me? Va bene. Però non si capisce quello che dicevi. Perché adesso si capisce? No. Allora siamo rimasti coerenti, Jenny, vedi? Sono passati gli anni, noi siamo sempre coerenti. La mia Jenny. La mia.